Non si faceva vedere in casa da parecchi giorni, ma alla fine, una volta rientrato nel suo alloggio di Staro, frazione di Valli del Pasubio, è stato preso in consegna dai carabinieri della stazione locale e accompagnato in carcere a Vicenza, dove rimarrà in base alla sentenza definitiva del tribunale per quasi 3 anni e mezzo dopo il giudizio di colpevolezza per maltrattamenti in ambito familiare. Più equipaggi dell'arma stavano attendendo da qualche giorno il rientro di B, queste le sole iniziali, un 65enne di origini siriane che da qualche tempo si era trasferito a Staro. L'uomo non avrebbe opposto resistenza, consegnandosi ai militari ieri mattina. I reati contestati, oggi oggetto della condanna, sono stati commessi nella città capoluogo a cavallo tra fine 2018 e 2019. Per il momento non si conoscono i dettagli sui fatti di allora, ma si tratta di episodi di violenza in famiglia con vittime e persone conviventi che trovarono il coraggio di denunciare, ponendo fine ai maltrattamenti subiti. La pena che dovrà espiare nel carcere del San Pio X corrisponde a 3 anni, 5 mesi e 10 giorni di reclusione, reato contemplato dall'articolo 572 del Codice Penale. Un certo subbuglio alla vista di più pattuglie dei carabinieri ieri mattina si è registrato nella piccola comunità di Staro, fino a quando non si è capito cosa fosse dovuto.